tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo bellissimo abito che ho deciso di chiamare acqua marina. Per quanto riguarda il filato usato, ne ho utilizzato uno che non avevo mai lavorato e che mi ha lasciato veramente soddisfatta. Si tratta del filato della DMC linea Angel, che è questo filato formato dall'80% di viscosa di bambù e 20% lana. È un filato che è setosissimo, sembra veramente di toccare la seta ed è anche molto lucente, anche se dalla telecamera non sembra, ma posso assicurarvi che è un filato veramente lucente e si lavora benissimo. Io l'ho lavorato col 4,5 e come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito i miei filati Else, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Il colore che ho scelto io è questo color 120, ma ci sono altri colori e voglio farveli vedere, che sono questi colori, ma ce ne sono anche altri, però questi, anche questi li trovo bellissimi. Ricordate sempre che questo vestito voi lo potete fare anche in versione maglia, potete fare le maniche lunghe, quindi potete realizzarlo come più vi aggrada, cioè rendere la creazione personale. Per poter realizzare questo vestito, che è una taglia S, io ho utilizzato 400 grammi di questo filato lavorando con l'uncinetto del 4,5. Mi raccomando, se siete una taglia M vi occorrono 500 grammi, se siete una taglia L ve ne occorrono ve ne occorrono 600 grammi, però se volete farla in versione maglia, per una taglia M allora va benissimo 400 grammi. Se però volete fare le maniche più lunghe, mi raccomando, fate 450 grammi. Per una taglia L invece, se volete fare una maglia, vanno bene 450 grammi. Se volete fare a maniche lunghe, vi consiglio 500 grammi. Se invece volete fare il vestito, ma lo volete fare ancora più largo rispetto al mio e con le maniche lunghe, andate ad aumentare di altri 100 grammi in più rispetto a quello che vi ho detto. Questo vestito è un top down, quindi si parte da sopra e vi posso assicurare che il punto scelto è semplicissimo perché è un punto di ventagli e si vanno a creare le quattro parti che servono appunto per creare la parte avanti, le parti della manica e la parte dietro. Gli aumenti che io ho fatto per il vestito, vedete che è un vestito attillato ma neanche troppo, quindi non mi va stretto, questo perché segue tranquillamente le mie curve e infatti ci sono degli aumenti che vanno qui di lato in modo tale appunto da allargare la nei punti più giusti, quindi qui prima dei fianchi e poi ne ho fatto un altro sui fianchi, ma voi potete benissimo fare più aumenti nei punti che preferite, quindi se volete che la gonna vada ancora più larga potete fare due aumenti subito ai fianchi in modo tale che la scusate in vita in modo tale che la gonna si allarghi subito e potete fare anche due o tre aumenti, quindi dipende da come volete che la gonna vada ad allargarsi rispetto al come l'ho fatta io. Ripeto, il mio è un stile tubino, però stretto perché comunque gli aumenti ci sono, e la particolarità di questo vestito è che gli aumenti sono di lato, si vedranno di lato queste diramazioni dell'allargamento del punto, come si vedono qui in alto perché ricordo è un top down, quindi davanti invece la gonna e il vestito resta uguale, quindi non si nota alcun tipo di aumento proprio perché è di lato e ha questa bella ramificazione molto particolare. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettandovanezza o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Ah no, mi dimenticavo, come sapete da adesso sul sito, se volete una mia creazione e non siete capaci di crearla potete contattarmi tramite email in modo tale da farvi fare la creazione direttamente da me. Ci vediamo al prossimo tutorial. Per realizzare la nostra maglia o vestito, ancora non ho deciso, però utilizzerò il filato della DMC linea Angel, che è formato dall'80% di viscosa di bambù e 20% lana. È un filato veramente che sembra di toccare la seta, molto lucente. Il colore che ho scelto io è il 120, che è questo particolare azzurro, diciamo una sorta di azzurro polvere. Lavorerò col 4,5 e ho montato 90 catenelle. Questo numero di catenelle va benissimo, è uguale sia per una taglia S che per una taglia M che non per una taglia L, perché lo scollo si parte dal top down. Quello che cambierà è che rispetto a me, che sono una taglia S, una taglia M e una taglia L dovranno andare a fare più giri di aumenti prima di potersi fermare, e dovranno fare più giri rispetto a me per poter andare a mettere i marcatori. Ricordate che quando andate ad allargare la vostra lavorazione top down, il vostro aumento deve arrivare fino ad avere una circonferenza che sia uguale alla circonferenza delle vostre spalle.
anzi non proprio uguale, ma che sia almeno un centimetro, due centimetri in più, in modo tale da poter poi mettere i marcatori e che la lavorazione non stringa. Detto ciò, io lavorerò col 4,5. Se però voi lavorate con un filo più sottile, allora per una taglia S, M o L dovete andare a aumentare di 12 catenelle, in modo tale da avere un motivo in più rispetto a me per ogni lato. Diciamo che dovete andare sempre a aumentare di 3 catenelle per ogni lato per averlo più grande. Se invece lavorate quindi con un filato più grosso, quindi che si lavora col 5,5-6, dovete andare a mettere 12 catenelle in meno, in modo tale da avere un motivo in meno rispetto a me. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro giro base. Questo è il giro base e andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro dentro la catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro sempre nella stessa catenella di base e vado a fare altre due maglie alte non chiuse. Quindi una, prendo il filo, rientro 2. Chiudo le due maglie alte insieme e adesso andiamo a fare, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare un ventaglio, quindi una maglia alta, una catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Devo farne di questi ventagli un totale di 9, quindi io adesso continuerò a lavorare. Ricordate sempre di saltare 2 catenelle, maglia alta, catenella di separazione, si rientra. Se avete montato il mio stesso numero di catenelle dovete andare a farne anche voi 9, se ne avete messe in più ne andate a fare 10, se ne avete messe in meno andate a fare 8. Ne ho fatti quindi 9 di ventagli, 3, 6 e 9, e questo equivale alla parte avanti o dietro della nostra maglia. Andiamo a fare il nostro secondo angolo, quindi prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1, 2 e di nuovo prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre due maglie alte non chiuse, una e rientro 2, chiudo le due maglie alte insieme, salto 2 catenelle e vado di nuovo a fare il mio ventaglio, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo da fare il mio ventaglio, una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta. Ancora devo farlo per 4 volte, quindi 1, 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Salto 2 catenelle, entro nella successiva e di nuovo maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio lato della manica, che è formato da 4 ventagli. Se avete montato catenelle in più ne dovreste avere 5, se ne avete montati in meno ne avrete 3. E andiamo a fare di nuovo il nostro angolo, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta non chiusa. Rientro un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle e di nuovo prendo il filo, rientro e vado a fare due maglie alte non chiuse, una e rientro 2, chiudo le due maglie alte insieme, salto 2 catenelle e ricomincio il ventaglio, una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Adesso di ventagli ne dobbiamo fare 9, perché stiamo facendo la parte dietro della nostra della nostra maglia, quindi andiamo a farne 9. Ho fatto i 9 ventagli, vado a fare quindi il mio angolo, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo da fare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2, chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, una e 2. Chiudo le due maglie alte insieme.
Adesso dobbiamo andare a fare di nuovo la manica, quindi andiamo a fare di nuovo 4 ventagli. Quindi saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza, andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo da fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta e sono a quota 2. Abbiamo detto non dobbiamo fare 3, quindi salto 2 catenelle e di nuovo da fare il ventaglio, una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio giro base. Abbiamo fatto i nostri angoli, quindi abbiamo fatto le nostre 4 parti. Adesso andiamo a fare il primo giro. Quindi con una maglia bassissima andiamo dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme e facciamo una maglia bassissima. Quindi, primo giro, con una maglia bassissima mi porto nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. 1 e rientro 2. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo, rientro e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse. Una e rientro 2. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. E adesso vado a fare un ventaglio in ogni ventaglio, quindi vado nell'archetto di un ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. Maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. Vado nel ventaglio successivo e di nuovo maglia alta. Catenella di separazione, rientro maglia alta. Continuo così quindi fino ad arrivare al prossimo angolo e vi faccio vedere come rifare il nostro angolo. Per adesso andiamo a fare un ventaglio in ogni ventaglio in questa maniera. Sono arrivata al mio secondo angolo, quindi di nuovo prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e 2. Chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Ho fatto così il mio secondo angolo e adesso di nuovo vado a fare un ventaglio in ogni ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra ogni ventaglio del giro precedente. Continuo così fino ad arrivare quindi al terzo angolo e di nuovo vi faccio vedere come farlo. Quindi qui abbiamo le nostre 4 ventagli perché siamo nella manica. E quindi sono arrivata dove ho il mio terzo angolo e di nuovo prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e due, chiudo insieme le due maglie alte, 2 catenelle, una, due, rientro e di nuovo 2 maglie alte non chiuse, una e due. Chiudo le due maglie alte, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. Ho realizzato così il mio terzo ventaglio e adesso andiamo a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio fino ad arrivare al nostro quarto e ultimo angolo. Sono arrivata al quarto e ultimo angolo e quindi facciamo il nostro nuovo angolo. Entriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientriamo, andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, una e due. Chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e due. Chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. E adesso terminiamo il nostro giro, andiamo a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio, quindi una maglia alta, catenella di separazione, maglia alta, ventaglio successivo, di
di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio, terzo ventaglio, di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio, e quindi sono arrivata al quarto e ultimo ventaglio, perché qui abbiamo la nostra spalla o manica, come la volete chiamare. Quindi questo è stato il nostro primo giro. Il giro che andremo a fare adesso, che è il secondo giro, andiamo a chiudere il secondo giro con una maglia bassissima nella terza catenella. Dicevo, il giro che andiamo a fare adesso è il giro che faremo per tutta la nostra lunghezza, per allargare la lavorazione. Quindi il secondo giro è il giro che andrà sempre ripetuto, e andiamo a fare con delle maglie bassissime, andiamo direttamente dove abbiamo le nostre due catenelle. Quindi con delle maglie bassissime mi porto dove ho le due catenelle. E rifaccio 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare le mie due maglie alte non chiuse, una, e rientro 2, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte non chiuse, una e 2, chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta, e quindi questo è il nostro angolo. Prendo il filo e il ventaglio, adesso il primo ventaglio lo andiamo a fare tra le due maglie alte non chiuse, la maglia alta, quindi qui, e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro, un'altra maglia alta. Quindi vedete, adesso aumenteremo quindi i nostri ventagli. Adesso vado a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio, quindi ne avremo, vedrete, invece di 9 ce ne troveremo 11. Questo è il primo, ne andiamo a fare 9, quindi una sopra ogni ventaglio, e poi vi farò vedere come si crea anche l'undicesimo. Quindi per adesso andiamo a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio, fino a ritrovarci all'angolo successivo. Allora, come vedete, io ho fatto i 9 ventagli e sono arrivata all'angolo. L'undicesimo ventaglio, perché ripeto, il primo l'abbiamo fatto qui, 9. L'undicesimo ventaglio lo andiamo a fare tra la maglia alta e il primo gruppo di due maglie alte chiuse insieme. Quindi entro e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro, un'altra maglia alta. E adesso andiamo a fare il nostro angolo. Quindi entro dentro l'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare due maglie alte non chiuse, una, e rientro 2, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro, altre due maglie alte non chiuse, una e 2, chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta. E adesso ci troviamo dove abbiamo appunto la nostra spalla o manica, e prendo il filo, vado tra il secondo gruppo di due maglie alte e la chiuse insieme e la maglia alta, e vado a fare il mio primo ventaglio, quindi una maglia alta, catenella di separazione, rientro, un'altra maglia alta. Quindi vedete che in questo caso da 4 ne passiamo a 6, una l'abbiamo fatta, andiamo a fare le nostre 4, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro, maglia alta, catenella di separazione, rientro, maglia alta, catenella di separazione, rientro, maglia alta, ultimo ventaglio, maglia alta, catenella di separazione, rientro, maglia alta, e mi trovo tra la maglia alta e le due maglie alte chiuse insieme, entro dentro e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro, un'altra maglia alta. Quindi vedete che da 4 siamo passati a 6. Ci troviamo quindi di nuovo nel nostro angolino e andiamo di nuovo a fare maglia alta all'interno delle due catenelle, catenella di separazione, rientro e andiamo a fare due maglie alte non chiuse, una, e rientro 2, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, prendo il filo, rientro, andiamo a fare di nuovo due maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella di separazione, rientriamo, andiamo a fare una maglia alta, andiamo a fare la prima delle nostre solta
11 ventagli tra la maglia, le due maglie alte chiuse insieme, la maglia alta, quindi una catenella di separazione, rientro 2. E adesso andiamo a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio. Continuo così fino ad arrivare all'angolo successivo. Sono arrivata quindi al terzo angolo, vado a fare l'ultimo ventaglio tra la maglia alta e il gruppo di due maglie alte chiuse insieme. Quindi maglia alta, ventaglio, rientro maglia alta. Vado nel ventaglio, nell'archetto di 2 catenelle, di nuovo a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, prendo il filo, rientro e vado a fare di nuovo 2 maglie alte non chiuse. 1 e 2. Catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta. E adesso andiamo a fare di nuovo che da 4 ventagli ne passiamo a 6. Quindi vado tra le due maglie alte chiuse insieme, le maglie alta e vado a fare il mio primo ventaglio. E poi adesso andiamo a fare un ventaglio sopra ognuno dei 4 ventagli. Quindi primo ventaglio, secondo ventaglio, terzo ventaglio e quarto ventaglio. Siamo a quota 5 perché uno l'abbiamo fatta all'inizio e qui dove abbiamo fatto le maglie bassissime andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella e facciamo di nuovo la maglia alta e chiudiamo questo secondo giro con una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Quindi come potete vedere la nostra lavorazione si sta andando ad allargare. Questi sono i lati avanti e dietro e queste sono le maniche. Adesso quindi vi faccio rivedere un attimo come rifare il giro. Partendo da qui, giusto per farvi ricordare un attimo, ma alla fine è sempre uguale e vedete che si andranno sempre ad aumentare i ventagli tra i due nei lati. Quindi come abbiamo fatto prima con delle maglie bassissime, andiamo dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle e di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientriamo e andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2 e le chiudiamo insieme, 2 catenelle, prendiamo il filo e di nuovo rientriamo e andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2 e chiudiamo insieme, catenella di separazione, rientriamo e facciamo una maglia alta. E adesso ricordatevi sempre che la prima, il primo ventaglio va fatto tra le due maglie alte chiuse insieme e la maglia alta. Quindi andiamo a fare il nostro ventaglio. Andiamo a fare gli 11 ventagli e ricordatevi sempre che dovete andare a fare l'ultimo ventaglio tra la maglia alta e le due maglie alte chiuse insieme. Io adesso continuerò così, vi dirò quanti giri ho fatto per poter fare gli aumenti. Ricordatevi che per una taglia S, per una taglia M o L, rispetto a me una taglia M deve andare a fare almeno 2-3 giri in più di aumenti. Una taglia L deve andare a fare almeno 5 aumenti in più, quindi 5 giri di aumenti in più rispetto a me. E poi i giri totali che vi servono invece per poter mettere i marcatori rispetto a quelli che faccio io, come sempre una taglia M deve andare a fare almeno altri 2-3 giri in più per poter mettere i marcatori. Quindi per un esempio, se io faccio 13 giri, una taglia S, una taglia M deve andare a fare almeno 16 giri, una taglia L deve andare a fare almeno 19 se non anche 20 giri totali, quindi partendo dallo scollo fino a giù per mettere i marcatori. Questo è per i giri totali che vi servono. Per gli aumenti invece, poniamo il caso che io adesso continuo e arrivo a un 5 giri di aumenti, una taglia M deve andare a fare almeno sicuramente 7 giri di aumenti se non anche 8, mentre una taglia L sicuramente deve andare a fare 9 se non 10 giri di aumenti. Quindi in questo è per spiegarvi come funzionano rispetto alle taglie i giri in più di aumenti. Naturalmente dipende sempre poi dalla fisicità di una persona, perché va a finire che siete
una taglia M, ma sopra siete più una S che una M, quindi dovete fare meno aumenti rispetto a che ho detto io, vi basta soltanto un giro di aumenti in più, mentre poi sul seno dovete andare a fare più aumenti, non vi preoccupate perché anche lì c'è il modo di aumentare, e quindi lì dovete andare a fare più aumenti, oppure perché i fianchi sono più grossi, quindi dovete andare a fare più aumenti lì. Però questa maglia ci permette comunque di fare degli aumenti, perché come potete vedere il motivo è lo stesso che lavoreremo per tutta la maglia o vestito, devo ancora decidere, e gli stessi aumenti che stiamo facendo qui si potranno fare qui all'angolo, si potranno fare nelle due strisce laterali che verranno nel corpo della maglia. Detto ciò, io adesso continuo e vi farò sapere quanti aumenti sono andata, quanti giri di aumenti sono andata a fare. Allora, io ho fatto 1, 2, 3, 4 e 5 giri di aumenti, quindi in totale sono arrivata a 6 giri. Non devo andare a fare un altro giro di aumento perché sia come scalfo sia come larghezza della maglia io vado bene come di larghezza. Quindi adesso vado a fare il giro dove naturalmente qui avrò un ulteriore aumento anche se non lo vado a fare più perché richiama l'aumento del giro precedente. Quindi in questo momento io non vado a fare più degli aumenti e vi spiego come andare a fare. Allora, ho sempre chiuso il giro con una maglia bassissima e con delle maglie bassissime mi sono andata a mettere al centro del mio ventaglio e vado a fare direttamente il ventaglio con le due maglie alte chiuse insieme. Quindi non faccio più le 3 catenelle della maglia alta e quella di separazione, ma vado a fare direttamente 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. 2 catenelle, prendo il filo, rientro e vado a fare di nuovo 2 maglie alte non chiuse, una e due. Chiudo le due maglie alte insieme e vado direttamente qui tra le due maglie alte insieme la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta, la catenella di separazione e rientro e faccio un'altra maglia alta. E adesso vado a lavorare i miei ventagli. Quindi come potete vedere io adesso non avrò più gli aumenti. Appunto perché ho fatto direttamente il ventaglio formato dai due gruppi di due maglie alte invece di fare anche le maglie alte prima e dopo per appunto fare i nostri aumenti che vedete qui sotto. Quindi adesso continuo a lavorare e vado al prossimo angolo e vi faccio vedere di nuovo come andare a fare l'angolo senza aumenti. Sono arrivata di nuovo all'angolo, vedete, ho fatto il ventaglio tra la maglia alta e il mio gruppo di due maglie alte chiuse insieme. Vado direttamente tra le due gruppi di due maglie alte chiuse insieme, vado a fare il mio primo gruppo di due maglie alte chiuse insieme. Quindi prima maglia alta non chiusa, rientro, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle e di nuovo rientro e vado a fare due maglie alte non chiuse, una e due e le chiudo insieme e poi vado direttamente tra le due maglie alte non chiuse la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta, la catenella, rientro un'altra maglia alta. Quindi adesso continuerò così per tutto il giro e continuerò a fare sempre questo giro, quindi non vado a fare più alcun aumenti nel giro successivo, quindi andremo a fare il ventaglio qui nel ventaglio e poi direttamente il nostro ventaglio formato da due maglie alte chiuse insieme. Vi dirò naturalmente quanti giri andrò a fare prima di poter mettere i marcatori e poi andare a vedere come continuare la lavorazione per il corpo e per le maniche. Allora, sono arrivata a un totale di 12 giri, quindi ho fatto gli ultimi giri quindi senza aumenti, per un totale partendo dallo scollo fino ai marcatori per 12 volte, quindi 12 giri totali. I marcatori vanno messi giustamente dove abbiamo la nostra striscia di due dei ventagli di due maglie alte chiuse insieme, quindi uno qui e uno da quest'altra parte. E adesso andiamo a lavorare il nostro corpo. Per lavorare il nostro corpo, lavoreremo sempre il nostro ventaglio. Però, come potete vedere, noi siamo già dove abbiamo il nostro marcatore. Quindi io passerò a lavorare subito dal davanti, cioè o davanti o da dietro è indifferente, poi perché comunque abbiamo lo stesso numero di ventagli sia avanti che dietro, però andiamo a lavorare in questa maniera. Per lavorare il corpo della maglia, io col filo mi aggancio direttamente dove ho il mio primo marcatore, quindi vi faccio già vedere come unire la parte dietro dalla parte avanti. Prendo quindi il mio filo.
tolgo il marcatore così potete vedere meglio, entro dove ho il mio ventaglio sul davanti e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa, quindi vado a fare le mie 2 catenelle. Prendo il filo, la seconda maglia alta non chiusa, entro nel foro dei ventagli avanti ed esco in quello dietro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e di nuovo il primo ventaglio, la prima maglia alta non chiusa la faccio passando dal davanti del ventaglio del davanti, quindi entrando nell'arco del ventaglio avanti e uscendo nell'arco del ventaglio dietro. E poi vado a fare l'altra maglia alta non chiusa sempre nel ventaglio dietro. In questa maniera. E vado a chiudere così le 2 maglie in modo tale che noi abbiamo qui questo incrocio che ci permetterà di avere la parte sotto alla manica chiusa e non dover andare a cucire dopo, quindi diciamo che si è creato questa sorta di incrocio tra due maglie alte. Poi andremo a lavorare normalmente i giri come abbiamo sempre fatto, quindi io adesso continuo la lavorazione normalmente, quindi vado a lavorare un ventaglio in ogni ventaglio fino ad arrivare al secondo marcatore e di nuovo vi faccio vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al secondo marcatore che ho già tolto, quindi facciamo la stessa cosa di prima. Prendiamo il filo, entriamo nell'archetto del ventaglio tra i due gruppi di 2 maglie alte e facciamo una maglia alta non chiusa. Prendiamo il filo, entriamo sia sul ventaglio avanti che nel ventaglio dietro e facciamo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudiamo i due ventagli insieme, 2 catenelle di separazione e di nuovo la prima maglia alta non chiusa, entriamo sul davanti del ventaglio, entriamo nel ventaglio del davanti e usciamo nel ventaglio dietro e andiamo a fare la nostra maglia alta non chiusa. Prendiamo il filo, andiamo nel ventaglio dietro e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa. E chiudiamo il nostro ventaglio e adesso continuiamo a lavorare normalmente andando a fare il nostro ventaglio in ogni ventaglio, composto però da una maglia alta, catenella di separazione e un'altra maglia alta. Vi faccio vedere quindi come sta avvenendo la lavorazione. Vedete, io qua ho chiuso e il fatto di aver fatto la maglia incrociata ci permetterà quindi di non andare a cucire sotto perché non si creerà nessun foro. Quindi continuo a lavorare, terminerò il giro, vi faccio vedere come iniziare il secondo, che lo inizieremo come abbiamo fatto gli altri giri qui senza più aumenti e continueremo per tutta la lunghezza della nostra maglia. E vi farò vedere nel caso voglia fare qualche aumento, andremo a fare lo stesso aumento che abbiamo fatto qui in alto. Quindi se avete bisogno di aumentare la lavorazione ai lati, quindi dove avete il nostro gruppo di ventagli formato dalle 2 maglie alte chiuse insieme, andate a fare gli stessi aumenti che avete fatto qui sul davanti. Io se li farò, penso di sì, perché voglio che la maglia sotto sia un po' a campana, vi farò vedere quindi a quanti giri sono andata a fare questo aumento per permettere alla maglia di essere più svasata sotto. Quindi adesso io continuo, vi faccio vedere come terminare il giro e come iniziarlo e poi andremo a fare sempre lo stesso giro. Sono arrivata dove avevo iniziato il giro, quindi vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Con una mezza maglia bassa, con una maglia bassissima e mi porta all'interno dell'archetto tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare le mie classiche maglie, il mio classico ventaglio con le 2 maglie alte chiuse insieme, quindi 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, rientro e vado a fare di nuovo 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2. Chiudo le 2 maglie alte insieme e poi procedo normalmente andando a fare sempre il mio ventaglio. E continuerò, come vi ho detto, a fare sempre questo giro e se devo andare a fare degli aumenti farò gli aumenti come l'abbiamo fatti all'inizio, quindi andando a fare all'interno dell'archetto una maglia alta, una catenella di separazione, il nostro ventaglietto di 2 maglie alte chiuse insieme, una catenella di separazione, di nuovo una maglia alta e poi procediamo normalmente esattamente come abbiamo fatto per gli aumenti qui in alto.
Allora, ho terminato il corpo, alla fine ho deciso di fare un vestito. Ho fatto un totale di 48 giri e sono andata a fare gli aumenti al 16° e al 27° giro. Vi ricordo che gli aumenti si andavano a fare come abbiamo fatto sopra, quindi nell'archetto qui del ventaglio sono andata a fare la maglia alta, il ventaglio con le due maglie alte chiuse insieme, la maglia alta. Ripeto, io ho fatto solo due aumenti da entrambi i lati al 16° giro, che era un poco sotto la vita, quindi un po' prima dei fianchi, e poi ai fianchi, sotto i fianchi, ho fatto un secondo aumento. Voi naturalmente potete fare più aumenti a seconda di dove volete che la maglia, che il vestito si vada ad allargare. Io lo volevo sempre aderente ma non stretto, quindi che mi seguisse le curve del corpo, e per questo sono andata a mettere gli aumenti in questi punti. Però, come vi ho detto, voi potete farli anche in altri giri, farne uno più vicino all'altro, come preferite, basta che il vestito si allarghi come lo desiderate. E come vi ho detto, alla fine ho fatto 28 giri, non ho fatto nessun bordino dietro e sotto, quindi adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica, di nuovo faremo lo stesso punto e dobbiamo andare a fare qui sotto lo stesso unione che abbiamo fatto per il corpo della maglia. Quindi io entro sempre nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio, vedete qui abbiamo il ventaglio e il secondo ventaglio formato sempre dalle due maglie, dai due gruppi di due maglie alte chiusi insieme. Quindi, come abbiamo fatto per il corpo, andiamo a fare la stessa cosa qui. Andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, prendiamo il filo e la seconda maglia alta non chiusa, entriamo con l'uncinetto nell'arco avanti e usciamo in quello dietro e facciamo la nostra maglia alta non chiusa. Chiudiamo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, una, scusate, voglio tirarmi il filo, ok, una e due. E di nuovo adesso prendiamo il filo, entriamo nel ventaglio avanti, usciamo in quello dietro e andiamo a fare la maglia alta non chiusa. Prendiamo il filo, andiamo nel ventaglio dietro, andiamo a fare la seconda maglia alta non chiusa e chiudiamo le due maglie alte insieme. Quindi abbiamo ricreato il nostro incrocio che ci permetterà appunto poi di continuare a lavorare come abbiamo fatto prima. Quindi io adesso continuo a lavorare normalmente il giro. Se avete bisogno di stringere o allargare la lavorazione, fate sempre come abbiamo fatto gli aumenti a inizio collo, quindi sempre all'interno del ventaglio sotto, in modo che gli aumenti vengano sotto e non in alto e non si notino, e andiamo a lavorare normalmente andando a fare sempre il nostro ventaglio. Quindi i giri qui non cambiano, sono identici a quelli del corpo della maglia. Io non voglio fare delle maniche lunghe né delle maniche a tre quarti, ma delle mezze maniche, quindi farò al massimo 5 giri, poi farò anche l'altra manica. Allora, alla fine, come giri per le maniche, come vi ho detto, non le volevo a lunghe ma le volevo a mezze maniche, quindi sono andata a fare solo 5 giri da entrambe le maniche, sia questo che questo giro. Non faccio alcun tipo di bordino, quindi il nostro vestito è terminato.